Continuiamo la trattazione dei sistemi lineari con questo nuovo metodo che si chiama metodo di Cramer, però prima di introdurre il metodo di Cramer dobbiamo dire che cos'è una matrice. Come lo facciamo? Allora, andiamo a prendere un blocco, vedete qui ho messo A, B, C, D, E, F, chiaramente quelli sono, vi ricordate, dei numeri, no? Tipo 2x meno 3y uguale 2 e via discorrendo. Quindi se prendo questo blocco di numeri, chiaramente non riscrivo le lettere x e y perché quelle sono le variabili, ma solo i loro coefficienti, quindi A, B, D ed E. Una matrice si scrive in questo modo, cioè si mettono proprio queste linee, non sono né parentesi né altro, delle linee che in qualche maniera racchiudono questo, ripeto, blocco di quattro numeri. Quella che ho indicato è una matrice dove le matrici, che cosa sono? Quindi è un blocco di numeri che ha delle colonne, quindi queste qui, prima colonna e seconda colonna, prima e seconda, e ha delle righe, ok? Quindi ogni, come dire, numero, ogni coefficiente è identificato da che cosa? Da quale colonna e quale riga si trovano. Cioè la A, vedete, sta nella prima colonna, prima riga. Questo B sta nella seconda colonna, scusate, prima riga, e così via discorrendo per gli altri, fino a E, seconda colonna, seconda riga. Mettiamo pure qua prima e seconda. Ok? Quindi per le righe, diciamo, la prima riga è quella più sopra, fino ad arrivare più giù. Per le colonne, la prima colonna è quella più a sinistra. Perché si utilizza sta cosa? Perché un, diciamo, come dire, un valore legato alle matrici è il determinante, che per questa matrice, che viene chiamata anche matrice 2x2, prova a indicare quante righe e quante colonne, il determinante è molto semplice. Aspettate un secondo. Indicato, quindi il determinante con la delta maiuscola, è data da che cosa? Dalla somma di due prodotti, questo prodotto meno quest'altro. O li scrivo anche nella tabella per ricordarvi. Quindi è data dal prodotto di A per E meno l'altro prodotto D per B. In poche parole sono i prodotti incrociati, però è il primo, diciamo, vedete, sta, chiamiamolo diagonale, con AE è quella che va messa per prima, quell'altra invece con D e B dopo, ok? Questo valore prende il nome di determinante, vedremo tra un attimo qual è l'utilità, proprio perché andremo a fare diciamo, la risoluzione di un sistema lineare con il metodo di Cramer che utilizza questi determinanti. Chiaramente il determinante può uscire positivo o negativo, dipenderà dai numeri che abbiamo qui, va bene? Cioè non è per forza, come dire, positivo o per forza negativo. Ok? Andiamo adesso a vedere il metodo di Cramer. Chiaramente prendiamo a riferimento sempre questo sistema. Che cosa si fa? Dobbiamo andare a definire un altro determinante che indicheremo con delta x, ok? Cioè quello lì dove, chiaramente notate una cosa, scusate, torno sopra, il polinomio, i due polinomi devono essere ordinati con le stesse lettere, eh? Cioè non ci può stare sopra con x e y e sotto, prima la y e poi la x, perché sennò creiamo veramente un disordine, cioè ciò che scriveremmo sarebbe tutto senza significato. Quindi se metto x e y deve continuare così. Quel delta x lo faccio qui che almeno vedo il sistema, è come se facessi questa operazione, cioè prendessi i coefficienti che stanno dopo l'uguale e li andassi a sostituire al posto di dove sta la x, quindi di a e d, ok? Quindi che diventerà? Diventerà CF, vedete, perché CF li vado, e poi BE, quelli della Y rimangono uguali, B ed E.
Ok? Quindi quanto verrà questo determinante? Che abbiamo detto? Il prodotto della diagonale principale, quindi C per E, meno F per B. Questo qui è delta Y. Delta Y, beh, penso che avete capito, ma il giochetto qual è? Prendo sempre CF, li vado a sostituire non nella colonna delle X, nella colonna delle Y. Quindi, nella nostra, vedete, determinante principale, tolgo BE e ci metto CF. Quindi che sarà? AD, tale quale a prima, e qui ci metto CF. Va bene? Quindi quale sarà il nostro, diciamo, determinante per la Y? A per F meno D per C. Vedete, è sempre quello principale, diciamo in così, meno l'altro, D per C. A che ci servono questi altri due, diciamo, determinanti, delta X e delta Y? A una cosa molto semplice, che per ricavare la X, questo dice il metodo di Cramer, è dato da delta X fratto delta. La Y è data da delta Y fratto delta. Cioè noi, andando a svolgere, vi ricordate un po' gli altri metodi? Sostituzione, confronto, qual era? Riduzione. Dovevamo sempre ricavare qualcosa, moltiplicare. Qui noi dobbiamo andare a fare ogni volta questi prodotti che sono tutto sommato semplici, ok? E potendo trovare direttamente la soluzione, x uguale y uguale. Il metodo di Cramer è uno dei metodi più semplici per risolvere un sistema, non tanto di, diciamo, come questo, un sistema lineare a due incognite. Potremmo trovarci avanti, noi lo faremo poche volte, un sistema lineare a tre equazioni e tre incognite, x, y, z, dove provare ad applicare uno dei metodi che abbiamo imparato a usare, anche il più semplice, la sostituzione, significa fare un numero enorme di passaggi. Invece con il metodo di Cramer si fa con pochi prodotti di numeri e si riesce a fare. Andiamo chiaramente a vedere un esempio. Allora, ricordiamo il metodo, dobbiamo trovare delta x su delta e y dobbiamo trovare delta y su delta. Ok? Quindi, prima cosa, trovare il delta. Il delta è quello che coinvolge x e y, i suoi coefficienti. 3 e 6, 1, perché questo è sottinteso 1, e più 4. Come si fa il prodotto? La diagonale principale meno la diagonale secondaria. Quindi 3 per 4, 12, meno 6 per 1, quindi 6. Ok? Adesso delta x chi sarà? Che abbiamo detto, devo sostituire, prima erano, che erano C ed F questi valori, vediamoli, eccoli qua, C ed F, li devo sostituire al posto della colonna delle x, quindi che metterò? Meno 4, meno 3, e qua sempre 6 e 4. Ci siamo? Adesso, come è sempre il prodotto della diagonale principale, quindi meno 4 per 4 è meno 16, meno 3 per 6, ma è, ripeto, cambiato di segno perché è meno il prodotto, quindi verrà più 18, ok? Perché il prodotto sarebbe meno 18, ma è meno il prodotto, quindi qua mi viene 2. Quanto vale x? Delta x fratto delta, ovvero 2 fratto 6, un terzo. Cioè, vedete, con due prodotti che ho fatto, ho trovato già la X. Se riflettete sugli altri due metodi, mori, delta Y, quanto vale? Al posto, vediamo sempre quello principale, al posto di 6 e 4 devo mettere meno 4 e meno 3. Quindi 3 e 1, meno 4 e meno 3. La diagonale principale è sempre questa. Quanto viene? 3 per meno 3, meno 9. Vado qua giù. Più 4, no? Perché è sempre cambiato di segno. Quindi meno 5. Quindi Y, che verrà delta Y su delta, meno 5 fratto 6, vero? Quindi meno 5 sesti.
La nostra soluzione è x uguale 1/3, y uguale meno 5/6. Ma come accennavo un attimo fa, riflettete sui tre metodi che già conosciamo. Con nessuno saremmo arrivati dopo 2 minuti di più. Perché vedi una cosa, il delta x c'era venuto 2, poi fratto delta che c'era venuto 6, 2 diviso 6, capito? Semplificando 1/3. Dicevo, riflettete sui metodi precedenti, con nessuno ce la saremmo cavata con 2 minuti di calcoli, neanche dimmi. Perché vedi, ve lo faccio rivedere qua con le lettere, che avevo scritto A per E meno D per B, capite? Il prodotto del meno questo. Qui già c'è un meno. Dove sta? Su questo qui? 3 per meno 3 e questo va meno 9. Poi è meno questo prodotto. Il prodotto fa meno 4, quindi più 4. Ok? Meno 9 più 4 meno 5.